Andiamo a vedere i quintetti delle due formazioni per la squadra di casa, la squadra di Montegranaro, quintetto tradizionale con Marco Rossi e Simone Di Trani insieme a Max Sanna sugli esterni, qualche problema in settimana di acciacchi per Rossi e Di Trani, ma comunque sono regolarmente nel quintetto giallonero. E poi sotto canestro, come sempre, la coppia composta da Giorgio Broglia e Davide Rosignoli, mentre per la squadra di Ortona, la squadra ospite, vedrà in campo sugli esterni il playmaker Gialloreto, che è anche il miglior realizzatore della squadra, quindi Diomede, Xavier Brown. Sotto canestro la coppia composta da Di Carmine e, a sorpresa, Raffaele Martone, schierato nel ruolo di pivot preferito stavolta da coach Sorgentone al centro titolare, di solito è Arcangelo Leo. Tutto pronto per la palla 2, saranno proprio Martone e Rosignoli a sfidarsi, a contendersi il primo pallone di questa sera. Ricordiamo, ultima partita del girone di andata, poi la Poderosa sarà impegnata nell'infrasettimanale di mercoledì a Valmontone per aprire il girone di ritorno. Ultime disposizioni da parte degli arbitri e si comincia a giocare qui alla Bombonera di Montegranaro. La prima palla dell'incontro è per la squadra di Ortona, che la gestisce con Gialloreto, poi fuori per Brown e la palla entra in area per Di Carmine, rischia di perderla all'anticipo di Di Trani, che non riesce a perfezionare il recupero difensivo. La palla finisce sulla linea di fondo e sarà rimessa in attacco per la Wear Ortona, con 23 secondi per andare a trovare una soluzione d'attacco. Ortona, lo dicevamo in sede di presentazione, è squadra che viaggia molto, è partita molto bene in questo inizio di stagione, quarta in classifica nonostante sia una neopromossa, confermato in gran parte il roster che lo scorso anno aveva vinto il girone, il campionato di Serie C. Intanto una palla persa per la squadra abruzzese con Di Carmine, che non si capisce con il compagno di squadra e getta la palla sulla linea di fondo. La palla che quindi passa alla Poderosa, che avrà la prima occasione offensiva della sua serata, con Marco Rossi a rimettere. La difesa della squadra di coach Sorgentone allungata a tutto campo, il coach abruzzese, lo ricordiamo, un veterano della categoria, ben 11 campionati vinti tra Serie B e Serie C nella sua lunghissima carriera, che l'ha portato, lo ricordiamo, dalle nostre parti anche a Porto Sant'Elpidio per oltre un anno e mezzo. Intanto il primo tiro della serata della Poderosa è di Marco Rossi, un tiro da tre punti che però scheggia appena il ferro, la palla finisce fuori, sarà rimessa per la Ruiar Ortona, che torna proprio ad agire in zona d'attacco con Emanuele Diomede, controllato da Di Trani. La palla che gira per linee esterne arriva a Di Carmine, aspetta che Brown prenda posizione in post basso, c'è Max Sanna su di lui, glielo scarico fuori per Gialloreto da tre punti, sul secondo ferro la sua tripla, rimbalzo di Davide Rosignoli, riparte la Dino Visioni Shoes con Marco Rossi, il pick and roll di prima intenzione di Rosignoli, il gioco a due, Rosignoli, scarico intercettato da Gialloreto, che può ripartire per la Wear. Palla arriva sotto canestro a Di Carmine, Broglia però lo contiene bene, si apre Di Carmine, finta il tiro, poi aspetta il taglio di Brown dall'angolo, il tiro dell'italo americano finisce sul ferro. Xavier Brown, figlio d'arte, il padre per tanti anni ha giocato anche in NBA, Max Sanna intanto l'appoggio sotto e è Giorgio Broglia a sbloccare la partita con il primo canestro della serata, 2-0 per la Poderosa. È passato poco più di un minuto e mezzo in questo primo quarto di gioco e ora sarà la Wear Basket Ortona a dover trovare il suo primo canestro della serata. Manuel Diomede, il numero 13 bianco-blu, in post basso di Carmine, trova il taglio di Brown sul ferro, spreca una facile occasione Xavier Brown, un tiro in terzo tempo. Ora Max Sanna, la transizione della Poderosa, Simone Di Trani penetra con la mano destra fino al ferro, sbaglia, rimbalzo di Broglia, quindi l'appoggio per Sanna su in post basso. La posizione sul perno però è con un'infrazione di passi e quindi palla persa della Poderosa, sempre 2-0, un inizio non certo brillante da parte delle due squadre, tanti errori soprattutto al tiro sia da una parte che dall'altra. 2-0 Poderosa, 7:55 da giocare nel primo quarto di gioco e palla che torna nelle mani della squadra abruzzese, della Wear Basket Ortona, con Diomede a impostare l'azione d'attacco. Stavolta in questo inizio di partita sta agendo molto lui da playmaker, e Gialloreto, che di solito gioca in cabina di regia, invece stasera funge molto da guardia. Questi gli accorgimenti tattici di coach Sorgentoni. Intanto la palla era arrivata dentro al pivot Raffaele Martone contro Marco Rossi, che per non soffrire il mismatch è andato a spendere il fallo, ma comunque prima che potesse andare al tiro, quindi sarà solo rimessa dal fondo per la Wear Ortona, con Brown già pronto a rimettere in campo. La palla arriva a Di Carmine, quindi Gialloreto, il numero 6 bianco-blu,
va a cercare il post basso di Carmine, ottimo l'anticipo di Maxanna, può ripartire la Poderosa, Marco Rossi a guidare la transizione, Rosignoli si sbraccia in area, aspetta che gli arrivi il pallone, bello l'anticipo di Martone, la palla finisce fuori, rimessa laterale per la Poderosa con 16 secondi per arrivare al tiro e continuano le difficoltà offensive di entrambe le squadre, 2-0 dopo 2 minuti e mezzo di gioco, bottino piuttosto magro. Ora Rosignoli riceve dalla lunetta il tiro di prima intenzione lungo sul secondo ferro e allora il rimbalzo di Ortona che può ripartire, Gialloreto predica la calma, aspetta il movimento dei suoi due lunghi, Martone va a bloccare, poi la palla arriva a Di Carmine, penetrazione con la mano destra dell'ala bianco-blu che poi va a forzare, c'è cioè l'infrazione di passi, andando a forzare la penetrazione arrestandosi nel cuore dell'area, poi il raddoppio molto efficace in questo caso della difesa giallonera e quindi che provoca la palla persa della squadra di Ortona, 2-0, sono passati già 3 minuti di gioco, partita tutt'altro che emozionante fino adesso. Ora Simone Di Trani gira fuori per Maxanna, quindi Giorgio Broglia in post alto, la palla a Rosignoli, aspetta il movimento di Sanna con la mano sinistra, le finte di Maxanna, il palleggio insistito del numero 7 giallonero, fuori a Rosignoli dai 5 metri, il tiro di Rosignoli è decisamente lungo, poi al rimbalzo Di Trani cerca di strappare il pallone ma va a commettere fallo in attacco quindi per Simone Di Trani e palla che torna di nuovo alla We Are Basket Ortona, sempre 2-0 Poderosa quando sono passati 3 minuti e 20 secondi di gioco. Siamo fermi al canestro di Giorgio Broglia che ha sbloccato il risultato, 2-0 in favore dei gialloneri e Gialloreto invece per Ortona ora ad impostare l'attacco, l'uscita dal doppio blocco di Manuel Diomede, blocco centrale di Carmine, rolla bene verso il canestro e appoggia al vetro il canestro che sblocca Ortona, 2 pari, 6 e 20 da giocare nel primo quarto. Ora Giorgio Broglia va spalle a canestro contro Brown che è più basso di lui ma riesce a contenerlo bene, Xavier Brown riparte, la transizione per Gialloreto, il numero 6 bianco-blu cerca sotto di Carmine, lo scarico con ribaltamento di fronte, Diomede contiene bene l'azione Broglia, 10 secondi per arrivare al tiro, le finte di Diomede, quindi lo scarico ma c'è il fallo di Rosignoli che sul cambio difensivo era finito su Diomede, è andato a spendere il fallo, è già il terzo di squadra per la Poderosa, risultato che resta fermo sul 2-2, sono passati 4 minuti di gioco nel primo quarto di questa partita in cui entrambe le squadre stanno ancora faticando per sbloccarsi. Ora Martone va a lottare sotto canestro, Rosignoli lo ostacola e riesce quindi a forzarlo all'errore, Rossi in transizione fino al ferro con la mano destra e Gialloreto deve spendere il fallo per fermare il playmaker giallonero, dovrebbero esserci 2 tiri liberi per il numero 11 della Poderosa, sì infatti è proprio così e quindi la Poderosa ha l'occasione di incrementare il magro bottino di 2 punti raccimolato fino a questo punto, 2 pari ricordiamo, 5-50 per completare il primo quarto e a bersaglio il primo tiro libero per Marco Rossi, 3-2, settimana si è allenato un po' a singhiozzo per un problema alla caviglia, vediamo se va a bersaglio anche col secondo, dentro anche questo, 4-2 per la Poderosa, dicevamo un problemino alla caviglia, quello che poi sul piede che si era infortunato a Campli per Marco Rossi, ma per adesso tutto bene, è andato a bersaglio anche con i 2 tiri liberi, ora Ortone in attacco, Di Carmine, penetrazione mancina fino in fondo, Broglia sembrava aver contenuto bene la penetrazione dell'ala bianco-blu ed invece spende il fallo, andrà in lunetta anche Di Carmine, numero 5 bianco-blu, ormai seconda stagione per lui all'Ortona, ma un passato anche in A2 Silver con la maglia di Chieti, giocatore molto esperto nonostante la giovane età, avrà 2 tiri liberi a disposizione alla forte numero 5 della squadra abruzzese. Primo a bersaglio, 4-3 quando siamo alla metà del primo quarto, altro tiro libero a disposizione per Di Carmine, occasione per impattare, dentro anche questo, 4 pari, la palla torna quindi alla Poderosa con Simone Di Trani a impostare l'azione d'attacco, c'è Diomede su di lui, lo scarico per Rosignoli che però viene battezzato ovviamente da 3, non ha certo la pericolosità degli altri esterni gialloneri. Ora Di Trani, le finte insistite, rischia di cadere Di Trani, la palla alla fine arriva a Broglia, in qualche modo sgomita sotto canestro, sbaglia il primo tiro, rimbalzo d'attacco di Rosignoli, sbaglia anche lui, poi la porta via Gialloreto,
continuano le difficoltà delle due squadre a trovare il canestro. Ora Brown invece non ha questa difficoltà, dai 5 metri dall'angolo va a colpire, passa in vantaggio Ortona 6-4, ma le percentuali restano decisamente deficitarie, 2 su 6 dal capo per Ortona, 1 su 6 per la Poderosa. Tanto Marco Rossi in penetrazione, lo scarico per Rosignoli, si mangia il canestro più facile della sua carriera, poi va a recuperare il rimbalzo e per fortuna della Poderosa c'è il fallo di Raffaele Martone. Ma veramente un inizio di serata da incubo in attacco per le due squadre. Sarà solo rimessa dal fondo comunque per la Poderosa, perché Rosignoli sul rimbalzo che aveva strappato non aveva ancora iniziato l'azione di tiro, quindi la palla torna in gioco per la Poderosa con Maxanna ora che va a giocarsela in post basso. Brown però spende il fallo, non è proprio convinto di questo fischio arbitrale, l'ala numero 9 bianco-blu. Sarà un'altra rimessa dal fondo, che è il terzo fallo di squadra per la squadra della We Are Basket Ortona. 4-6, due punti da recuperare per la Poderosa, 4:37 da giocare nel primo quarto. La palla dalla rimessa stava per arrivare a Broglia, però bene la difesa di Carmine che ne ha sporca ancora una volta, quindi altra rimessa laterale per la Poderosa, stavolta sul lato opposto da quello da cui si era battuta prima la rimessa. 12 secondi per arrivare ad una conclusione, Marco Rossi a rimettere, si apre Broglia, l'anticipo della difesa, allora pallone a Rosignoli, quindi Broglia di nuovo a Ditrani, 8 secondi, picker al centrale, Simone Ditrani galleggiando in mezzo all'aria, il semigancio alzando la parabola, un po' fortunato ma sempre efficace, un tiro che ha nelle sue corde Simone Ditrani, 6 pari, 4:20 da giocare nel primo quarto. E la Poderosa che cerca di sbloccarsi in attacco, ora però la palla ce l'ha la Weir con Gialloreto, lotta sotto canestro di Carmine, ma Rossi fa valere il fisico di Carmine, alla fine riceve il pallone, poi si gira sul fondo, bel movimento di Alessio Di Carmine, il numero 5 bianco-blu per l'8-6 della squadra abruzzese. E quando mancano 3:50 da giocare nel primo quarto, Broglia concede la palla a Ditrani sotto in post basso, se la riprende proprio l'ala pesarese, e ancora fuori Ditrani, sempre loro due, di nuovo Broglia post basso, lo scarico fuori, Marco Rossi sull'arco, il tiro da 3 punti di Marco Rossi, la palla gira fuori, poi lotta Rosignoli a strappare il pallone, poi non riesce a riaprire il gioco, la porta via Gialloreto la palla, e quindi Diomede a impostare l'azione d'attacco di Ortona, che vuole ragionarci su, vuole trovare un tiro pulito, il doppio blocco alto, Martone e Di Carmine ai due lati, quindi la palla dentro proprio a Di Carmine, fuori a Xavier Brown, il tiro da 3 punti dell'italoamericano non va, e rimbalzo lo strappa di Trani che riapre la transizione, Maxanna si arresta e tiro da 3 punti, Maxanna sul ferro anche questa volta, non riesce a sbloccarsi la Poderosa, 2 su 11 al tiro in questi primi 7 minuti, e Poderosa che insegue 8-6, sempre avanti Ortona. Il fallo intanto di Maxanna sul tentativo di andare a rubare il pallone a Gialloreto, dovrebbe esserci il bonus e quindi 2 tiri liberi regalati in maniera un po' ingenua da Maxanna, 2 liberi a disposizione per Gialloreto che può sbloccarsi quindi questa sera. Finora per Ortona 6 punti di Carmine e 2 di Brown, va a bersaglio Gialloreto, 9-6 per Ortona, 3:02 da giocare nel primo quarto, altro giro in lunetta per Gialloreto, vediamo se trova il canestro, dentro anche questo, 10-6 più 4 per Ortona, è Poderosa che ha un assoluto bisogno di trovare qualche buona soluzione a livello offensivo, finora tantissima fatica, anche buoni tiri aperti non realizzati, un paio di bombe, una di Rossi e una di Sanna che potevano starci, ma finora il ferro ha sempre detto no. Intanto Rossi tira fuori per Ditrani, l'anticipo di Brown, la palla finisce in fallo in rimessa laterale. Quando mancano solo 6 minuti per completare l'azione, bisogna trovare un tiro veloce, e allora Rossi a rimettere e Ditrani che aspetta di ricevere il pallone, sempre lui il delegato in queste situazioni, ma la palla alla fine arriva a Rosignoli. Ditrani, 2 secondi per arrivare al tiro, buona difesa di Gialloreto. Ditrani riesce solo a tirare una preghiera da metà campo e scadono i 24 secondi. Altra brutta azione offensiva della Poderosa, 10-6 per Ortona, 2:35 da giocare nel primo quarto, e palla che è tornata nelle mani degli abruzzesi.
con Diomede, il blocco di Di Carmine che si apre per il movimento di Gialloreto. Diomede, la palla gira molto bene sulle linee esterne per Ortona, molto fluida la manovra della squadra di Sorgentone. Gialloreto sotto in post basso per Martone, Brown taglia, Martone lo vede, ma la palla arriva con un attimo di ritardo e finisce in rimessa dal fondo. Sarà quindi rimessa per la Poderosa e i cambi, vediamo le sostituzioni. Esce Marco Rossi per la Dino Visioni Shoes, in campo Matteo Fabi, quindi cambio in regia con l'acciaccato Marco Rossi, richiamato in panchina è proprio Matteo Fabi, che appena entrato va subito ad impostare l'azione della Dino Visioni Shoes. Rosignoli fuori dall'arco, quindi per Simone Di Trani, aspetta il movimento di Fabi. Rosignoli va a piazzare il blocco, Matteo Fabi, penetrazione con la mano destra, non si vergogna, subito appena entrato, l'arresto e tiro però è sul ferro. Rimbalzo di Di Carmine, continua a litigare col ferro la Poderosa. Quando mancano 1 minuto e 50 secondi, il fatturato dei gialloneri è fermo ancora a 6 punti. Intanto la palla dentro a Martone, fuori a Diomede per Ortona, e la tripla di Manuel Diomede, il 13-6. Ora prova a scappare la We Are Basket, più 7, 1:35 da giocare nel primo quarto di gioco. Sanna in post basso va da Broglia, se lo vuole giocare, poi il taglio di Rosignoli con la mano sinistra, finalmente erano almeno 3 o 4 minuti che non trovava il canestro la Poderosa, 13-8, 1:20 da giocare nel primo quarto, ma che fatica sulla a trovare un buon canestro per la Poderosa. Ora Brown per Ortona in attacco, sempre per linee esterne Di Carmine, quindi Gialloreto, il blocco centrale del numero 5 bianco-blu, intercetta tutto Di Trani, poi Martone va a spendere il fallo a metà campo, poteva starci anche l'antisportivo, ma per l'arbitro è un fallo semplice, saranno comunque, dovrebbe essere soltanto una rimessa laterale però per la Poderosa, perché non c'è ancora il bonus per Ortona. Intanto un altro cambio ancora per la Poderosa, è pronto Simone Gatti, uscirà Davide Rosignoli, mentre per Ortona fa il suo esordio sul parquet oggi Arcangelo Leo, il pivot numero 11 della squadra di Ortona. Esce Raffaele Martone, che era stato schierato un po' a sorpresa nel quintetto iniziale della squadra abruzzese, ma che comunque ha fatto il suo sotto le plance. Sarà come abbiamo già detto, quindi il fallo di Di Trani ha procurato una rimessa in attacco per la Poderosa, poi forse c'è un altro cambio, sì, pronto Vittorio Musso ad entrare per Ortona, esce Gialloreto, cambiano anche le marcature sembra, perché Diomede va a scalare su Fabi mentre Musso andrà ad occuparsi del neo entrato, intanto anche Romeo Trionfo per la Poderosa, Trionfo è andato a sostituire Di Trani. Intanto si è ripreso a giocare con Matteo Fabi in posizione di guardia, Gatti che arriva a bloccare, poi la palla arriva a Trionfo, ribaltamento per Broglia, di nuovo Trionfo con Musso su di lui, l'arresto tiro dai 4 metri di Trionfo, appena entrato vuol subito incidere ma non ci riesce, il pallone sul secondo ferro, il rimbalzo di Ortona, 13-8, probabilmente il peggior primo quarto della stagione per la Poderosa, soprattutto a livello offensivo, perché comunque in difesa la squadra di coach Steffè ha fatto il suo tenendo a 13 punti un buon attacco come quello di Ortona. Ora rischia lo sfondamento di Omede, poi Brown col semigancio dal cuore dell'area va a realizzare il 15-8 della We Are Ortona, più 7, saldamente al comando la squadra abruzzese. Ora Matteo Fabi, 14 secondi, sarà l'ultima azione e c'è un fallo tecnico ora dell'arbitro a coach Steffè. Non si capisce bene per quale motivo, perché nessuno stava protestando per alcunché, la Poderosa era anche in possesso palla, decisione un po' strana, infatti tutti si sono un po' affiondati contro l'arbitro per andare a protestare per una decisione francamente difficile da capire, perché è un regalo certamente gradito per Ortona che riceve un tiro libero e avrà il possesso del pallone. Diomede dalla lunetta va a colpire, 16-8, 13 secondi e 9 decimi per la conclusione del primo quarto e rimessa in zona d'attacco per la squadra abruzzese, che si ritrova quindi in questo inatteso regalo ad avere anche l'ultimo pallone del primo quarto, con la possibilità concreta di arrivare addirittura in doppia cifra di vantaggio. Ora Diomede, il pick and roll centrale con Leo, sul cambio finisce Gatti su Diomede, intanto un contatto sotto canestro, un altro fallo tecnico, non si capisce bene a chi. Fallo tecnico sembra a Maxanna addirittura.
per, addirittura per simulazione, a quanto pare una simulazione di Max Sandal, di un contatto sotto canestro, due fischi sinceramente difficili da capire, che fruttano un altro tiro libero per Diomede quando mancano 5 secondi e 6 decimi. Dentro anche questo 17-8, due fischi veramente incomprensibili da parte degli arbitri in questo caso. Voilà, la rimessa a metà campo di Ortona con 5 secondi e 6 decimi per chiudere il primo quarto. Vittorio Musso riceve la palla, Fabio è su di lui, la penetrazione mano destra, Fabio ruba il pallone, poi in qualche modo la palla arriva a Leo, l'ultimo tiro del primo quarto è cortissimo. Finisce così il primo tempo, il primo quarto qui a Montegranaro. Ortona avanti 17-8, linea allo studio. Riprende a giocare qui al Palasport di Via Martiri d'Ungheria, la Dino Visioni Shoes sotto di 9 nel punteggio contro la We Are Basket Ortona, 17-8 in favore della squadra abruzzese, e la Poderosa che continua a recriminare per due falli tecnici ricevuti sul finire del primo quarto in situazioni e circostanze francamente difficili da comprendere. Comunque la Poderosa deve, più che recriminare contro gli arbitri, deve pensare a se stessa, perché nel primo quarto ha chiuso appena con 3 su 15 dal campo, ma forse cambia la musica con la prima azione. È Romeo Trionfo ad andare a segnare e a subire anche il fallo. Potenziale gioco da 3 punti per il numero 19 giallonero. 17-10, si riavvicina la Poderosa che avrà anche un altro tiro libero aggiuntivo proprio con l'ala da Mesagne, numero 19 giallonero. Vediamo se va a bersaglio dentro il suo tiro libero. 17-11, dicevamo di una Poderosa che nel primo quarto ha fatto tanta fatica ad andare a trovare il canestro, 3 su 15 addirittura dal tiro, 0 su 3 da 3 punti, cifre che rendono bene l'idea delle difficoltà avute fino adesso dalla squadra giallonera a livello offensivo. Ora in attacco però c'è Ortona, Brown va ad appoggiarsi sotto a Leo, su di lui c'è Trionfo, sgomitano poi due, lo scarico per Brown da 3 punti non è la sua specialità ed infatti il tiro è fuori misura. Il rimbalzo è di Ditrani, vuole andare fino in fondo Simone Ditrani, la penetrazione fino al ferro alzando la parabola, un po' sfortunato Ditrani, poteva esserci un contatto falloso, e allora riparte tutta la velocità di Omede, poi va a scaricare per Brown per evitare la stoppata di Gatti, quindi Musso si arresta, scarico per Diomede ancora dall'angolo da 3 punti, Manuel Diomede, 20-19-11, è stato da 2 punti il tiro di Diomede, un piede sull'arco, quindi tornano 8 i punti di vantaggio della squadra ospite, 19-11. Ora c'è bisogno di trovare continuità a livello offensivo. Di Trani si appoggia a Fabi, finta la penetrazione a sinistra, quindi lo scarico per Gatti, il capitano da 3 punti sul ferro anche questo, continua a litigare con il canestro la squadra di coach Steffè. Allora Diomede riparte per la squadra di Ortona, quindi fuori per Di Carmine, ribalte il lato per Musso, penetrazione mancina, Gatti in aiuto, fuori ancora per Di Carmine, Diomede, molto bella la circolazione di palla di Ortona, la tripla di Musso però viene sputata dal ferro, il rimbalzo è della Poderosa che può ripartire con Ditrani in posizione di guardia, sotto a Broglie in post basso, lo scarico per Favi, di nuovo Ditrani, il tiro da 3 punti di Simone Ditrani, finalmente una liberazione, 19-14, Poderosa a meno 5 quando sono passati 2 minuti di gioco nel secondo quarto. La Poderosa torna sotto, intanto Di Carmine per la We Are, per
a concedere a Xavier Brown, quindi Leo fuori per Diomede, finora uno dei più continui della sua squadra. Leo ancora fuori per Musso, quindi Di Carmine rifiuta la tripla, quindi di fuori ancora per Musso, fuori il suo tiro da tre punti, rimbalzo prima toccato da Di Trani, poi perfezionato da Gatti, riparte Di Trani a tutta velocità, ora vuole continuare ad attaccare e vuole alzare il ritmo Simone Di Trani, che va a subire il fallo in penetrazione. Il fallo arriva prima che potesse arrivare al tiro, la guardia numero 20 giallonera sarà solo rimessa. Intanto le sostituzioni, entra Rosignoli al posto di Broglia, mentre per la squadra di Ortona in campo entrano Comignani e Martelli, fuori Di Carmine. La rimessa intanto in zona d'attacco è per la Dino Visioni Shoes, con Matteo Fabi a ricevere, il blocco centrale di Rosignoli, raddoppiato Fabi, rischia di perdere il pallone, sotto la palla arriva finalmente a Rosignoli, in post basso, fuori per Trionfo, il tiro da tre punti di Romeo Trionfo! Romeo Trionfo, sei punti in un amen! E la Dino Visioni Shoes torna sotto, 19-17, 7-20 prima dell'intervallo lungo. Ricucito lo strappo, quasi del tutto ricucito lo strappo. Intanto Comignani appena entrato col piazzato dall'angolo, poi Comignani sembra aver ricevuto anche un infortunio alla caviglia, zoppicante, si rialza comunque dopo aver realizzato il canestro. 21-17, 7-13 da giocare e rimessa per la Dino Visioni Shoes, partita che sta diventando più ruvida, le due difese stanno facendo il loro dovere sicuramente. Intanto Romeo Trionfo a rimettere, Simone Di Trani ad impostare il gioco d'attacco, vediamo se alzerà il ritmo, se proverà ad attaccare subito il ferro come ha fatto fino ad ora. Di Trani infatti fino al ferro, il canestro ed il fallo. Simone Di Trani ora si mette in proprio e va a realizzare il canestro che riporta a meno 2 la Poderosa, 21-19. Ci sarà anche il tiro libero aggiuntivo per quello che è il capocannoniere giallonero. Di 21-19 che diventa 21-20, meno 1 per la Dino Visioni Shoes, che ha quasi ricucito lo strappo dopo essere scivolata fino al meno 9. Vediamo se riuscirà a completare il suo lavoro con una bella difesa in questa occasione. Diomede ora ad attaccare sul pick and roll con Comignani, lo scarico invece per Leo, quindi Martelli, il palleggio con la mano destra, c'è Rosignoli su di lui, fuori a Musso, la penetrazione con la mano destra, l'esitazione, Fabi spende il fallo, non riesce a contenere l'irruenza del piccolo numero 7 bianco-blu. Sarà però solo rimessa in zona d'attacco per Ortona, peccato perché mancavano solo 2 secondi per completare l'azione offensiva. E c'è un'altra sostituzione, torna in campo Fabrizio Gialloreto, un po' di riposo per Manuel Diomede, sicuramente il più concreto dei suoi in questa prima parte dell'incontro. 7 i punti di Manuel Diomede, perfetto dal campo oltretutto. Gialloreto ora riceve proprio la rimessa laterale, il blocco centrale di Leo, penetrazione, arresto e tiro di Gialloreto. Non era per niente freddo a quanto pare, subito a bersaglio, il 23-20, tornano 3 le lunghezze di vantaggio della We Are Basket Ortona. Quando ci stiamo avvicinando alla metà del secondo quarto di gioco, c'è Di Trani con il pallone, c'è Comignani su di lui, sul cambio difensivo ora il pick and roll con Rosignoli, lo scarico per Matteo Fabi dall'angolo, Matteo Fabi, il pareggio della Dino Visioni Shoes, 23 pari. Finalmente sta entrando in ritmo l'attacco della Poderosa, che se nel primo quarto aveva realizzato 8 punti, nei primi 4 minuti del secondo quarto ne ha già segnati 15. Un'altra musica adesso nell'attacco giallonero e anche la difesa sale di colpi con l'anticipo sull'intercetto nel passaggio dell'attacco di Ortona. Palla recuperata dai gialloneri con Matteo Fabi che può subito rimpostare l'azione, la Poderosa che ha l'occasione di mettere il naso avanti. Matteo Fabi fino al ferro, dopo la tripla anche la penetrazione e la Dino Visioni Shoes va 25-23. Il time out immediato di coach Sorgentone, in linea allo studio. Ricordiamo il traguardo storico raggiunto dalla Poderosa Basket nella partita scorsa, dove per la prima volta si è qualificata per la Final Eight di Coppa Italia, che si terrà a marzo. Quindi un applauso a questa squadra e a questo traguardo storico. I'm gonna get my name in the shape, so I'm gonna get my name in the shape.
6 punti di trionfo e 5 di Fabi mettono il turbo alla Poderosa. Sono le seconde linee stavolta a cambiare il ritmo della partita, e la Dino Bigioni Shoes, che dopo essere scesa anche a meno 9, ora ha rimesso il naso avanti, 25-23, quando siamo quasi alla metà del secondo quarto di gioco. Energie fresche quelle arrivate dalla panchina con Fabi e Trionfo, appunto, protagonisti insieme a Ditrani, che comunque è il miglior realizzatore della Poderosa con 8 punti, frutto di un 3 su 5 dal campo, per rimettere in partita la squadra giallonera, che era partita decisamente male. E ora funziona anche la difesa, perché Romeo Trionfo va a subire lo sfondamento, e quindi palla recuperata dalla squadra giallonera. Ora vediamo schierato con un quintetto inedito con Fabi e Ditrani, Trionfo sugli esterni, Gatti e Rosignoli sotto canestro. Vediamo se anche le riserve di coach Sorgentone riusciranno ad avere un impatto simile a quello che stanno avendo invece quelle di coach Steffè. Ora è proprio Matteo Fabi a impostare l'azione della Poderosa. C'è Gialloreto che cerca di aumentare la pressione su di lui. Simone Ditrani allora in posizione di guardia, quindi Trionfo si apre, cede a Rosignoli, lo battezza ampiamente Arcangelo Leo, anche perché non ha pericolosità nel tiro da tre. Ditrani, il resto è tiro con lo step back, non va. Il rimbalzo è di Hernani Comignani, il capitano della We Are Ortona, che poi cede la palla a Gialloreto. Blocco di prima intenzione di Leo, fuori per Martelli da tre punti senza pensarci due volte. Alex Martelli non va sul ferro, rimbalzo di Gatti, riparte Ditrani, che però stavolta non vuole forzare. Allora cede a Matteo Fabi, di nuovo Ditrani, c'è Martelli su di lui, sicuramente Ditrani può batterlo sulla che avrà un altro tiro libero a disposizione. Questo gli viene sputato, un po' sfortunato Simone Gatti in questa occasione. 28-26, 4 minuti prima dell'intervallo lungo. Vittorio Musso fuori per Gialloreto, appena segnato da tre punti, ne spara un'altra. Che impatto di Gialloreto al ritorno dalla panchina. 29-28, torna avanti Ortona, che non ci sta a lasciare strada alla Poderosa. Ditrani apre per Gatti, il tiro da tre punti del capitano, sul secondo ferro Trionfo va a lottare, porta via il rimbalzo Marco Rossi, quindi Simone Ditrani sotto a Trionfo in post basso, di nuovo fuori Ditrani, finta il tiro da tre punti, due palleggi, poi spara sul secondo ferro, ma Gatti è più lesto di tutti, se lo vuole giocare, poi tira fuori per Ditrani, di nuovo Gatti sotto contro Musso, c'è il mismatch favorevole. Poi sull'aiuto difensivo Leo ci mette un piede, la palla finisce fuori, sarà rimessa in attacco per la Poderosa e altre sostituzioni. Torna Manuel Diomede per la We Are Ortona, esce Vittorio Musso, fratello illustre, ricordiamo il fratello Bernardo in Serie A con la VL Pesaro qualche anno fa, ma anche lui Vittorio esperto di queste categorie, tanti anni tra Serie B e Serie C. Intanto la rimessa in attacco della Poderosa con Rosignoli, quindi Ditrani, il picker al centrale, va a cercare proprio il taglio di Rosignoli, non riesce, Ditrani si chiude, poi il semigancio mano destra, non va, Gatti lotta sotto canestro, la palla alla fine finisce fuori e cambia il possesso, perché l'ultimo tocco è stato proprio di Simone Gatti. Il possesso torna alla We Are Ortona quando mancano 3 e 10 da giocare nel secondo quarto, della squadra abruzzese che dopo aver sofferto nell'inizio del secondo periodo è tornata a rimettere il naso avanti. Intanto Rosignoli cerca di fermare la penetrazione di Manuel Diomede, va a spendere il fallo, secondo fallo per il pivot ex Rieti, ma sarà solo rimessa a disposizione della We Are Basket Ortona. Altre sostituzioni, vediamo chi va ad entrare in campo. Torna Giorgio Broglia per la Dino Bigioni Shoes ed esce proprio Rosignoli, non vuole rischiare nulla col Steffè visti i due falli del suo centrone, e sarà rimessa laterale invece per Ortona con Gialloreto già pronto a rimettere. Gialloreto che dopo un impatto piuttosto silenzioso nel primo quarto è rientrato dalla panchina con due triple. Ora Martelli, la penetrazione destra, ancora Gialloreto da tre punti, ne ha appena messe due, la terza per fortuna della Poderosa esce fuori, il rimbalzo del neo entrato Giorgio Broglia, quindi Marco Rossi si lancia in transizione, Martelli ferma tutto con un fallo e si va in lunetta. Marco Rossi andrà in lunetta perché c'è il bonus per la squadra di Ortona, 2.51 da giocare, e Marco Rossi che ha l'opportunità di riportare avanti la Poderosa. Vediamo se andrà a bersaglio, nel precedente tentativo ha fatto 2 su 2, stavolta per ora mette il primo, 3 su 3 per Marco Rossi, 3 punti e parità a quota 29 quando mancano 2.51 da giocare nel secondo quarto. Dentro anche questo, torna avanti la Poderosa, perfetto dalla lunetta questa sera il playmaker ex Reggio Calabria, 4 su 4 e 30-29 Poderosa. La palla ora però ce l'ha Ortona,
con Manuel Diomede che cede a Gialloreto, penetrazione mancina, scarico per Martelli, Gatti recupera bene su di lui, ottima la difesa del capitano che costringe alla palla persa Martelli, perde la maniglia il giocatore ex Teramo e la palla ritorna alla Poderosa con Marco Rossi che non vuole affrettare i tempi della squadra di Ortona, solo uno quello concesso dai lunghi gialloneri che invece ne hanno strappati 6 in attacco e 17 in totale, ma intanto si riprende a giocare il primo possesso del terzo quarto, ce l'ha la We Are Basket Ortona con Manuel Diomede, sicuramente uno dei più positivi ed era certamente anche uno dei più attesi, lui e Gialloreto sono stati coloro che hanno fatto più male finora alla squadra giallonera, proprio Gialloreto riceve il pallone ora. Quindi Leo che si prende il tiro, arresto il tiro da 3 punti, Arcangelo Leo, e va anche a metterlo, non è certo uno specialista del tiro pesante, ma era stato completamente dimenticato in questo caso dalla difesa della Poderosa, che dopo essere stata avanti per 33-29 ha subito un parziale di 13-0 e ora si ritrova sotto di 9, 42-33, è il massimo vantaggio per Ortona, all'attacco della Poderosa, Rossi rischia di perdere il pallone, la salva Ditrani, 3 secondi, l'arresto e tiro dalla lunetta di Ditrani, è fuori misura, pessimo inizio di secondo tempo per la Dino Bigioni Shoes che ora deve difendere, deve recuperare il pallone per non lasciar scappare via la Weir che ancora imposta in attacco con Diomede, il picker al centrale di Leo è solo un velo, poi lo scarico per Martelli, arresto e tiro dei 3 punti, anche Alex Martelli va a colpire anche lui, 45-33, due bombe in meno di un minuto della squadra abruzzese che ora schizza più 12, 45-33 e continua il parziale della squadra abruzzese, 16-0 addirittura adesso, intanto in attacco la Poderosa va a subire un fallo, ci sarà una rimessa dalla linea di fondo, ma certo un ritorno sul parquet da incubo per la Poderosa che con una palla persa e 2 triple subite peggio non poteva fare praticamente. Ora Marco Rossi a rimettere dal fondo, aspetta il movimento di Ditrani, poi la palla invece arriva a Broglia, penetrazione mancina di Giorgio Broglia, fino in fondo Giorgio Broglia si appoggia al tabellone e trova il canestro, una boccata d'ossigeno per i gialloneri, 45-35, meno 10 per la squadra Veregrenze, ora in attacco torna Ortona, Manuel Diomede, lo scambio con Di Carmine, quindi gira velocemente la palla sulle linee esterne, ora Martelli in possesso palla, cede a Gialloreto, 10 secondi per arrivare al tiro, Di Carmine sicuramente il più silente dei migliori giocatori di Ortona, ora perde il pallone Di Carmine, l'anticipo di Ditrani, vuole andare fino al ferro Simone Ditrani, si ferma sul secondo ferro e poi sul tentativo di andare al rimbalzo Rosignoli va a spendere il fallo su Arcangelo Leo ed è il terzo fallo per il pivot giallonero, oggi molto incisivo al rimbalzo, 7 le carambole strappate dall'ex Rieti, ma sono 3 i falli commessi, ora dovrà stare molto attento il lungo di Coach Steffè per non mettere in difficoltà proprio l'allenatore giallonero e ora in attacco ritorna Ortona che ha 10 punti di vantaggio, Gialloreto battezzato addirittura da Sanna, gli spara in faccia, per fortuna è lungo il tiro ma il rimbalzo d'attacco lo porta via Diomede, altra azione d'attacco per la Weir, 8 secondi per arrivare al tiro, Diomede il blocco centrale di Leo, poi arriva sotto la palla di Carmine, pessima rotazione difensiva della Poderosa e altro canestro della Weir, 8 punti in un amen quelli realizzati dalla squadra ortonese, 47-35, ora si alza anche l'urlo della ventina di tifosi ospiti, Marco Rossi in penetrazione fino al ferro, serve ora una scossa anche da lui, 47-37, sesto punto di Marco Rossi che finora non aveva colpito dal campo, solo 4 tiri liberi ed è una zona ora quella provata da Coach Steffè che prova a mischiare le carte, ma ora in ritardo ancora una volta la rotazione, la palla arriva ad Arcangelo Leo che nel cuore dell'area colpisce e costringe Coach Steffè al time out, il punteggio dice 49-37 Ortona, linea allo studio. Si riprende a giocare qui a Montegranaro dopo il canestro del più 12 Ortona siglato da Arcangelo Leo, al Poderosa in netta difficoltà in questo inizio di secondo tempo, ora la palla a Rosignoli, il semicalcio mancino, non succede, non c'è un fallo anche se Rosignoli ha qualcosa da ridire con l'arbitro, la palla poi finisce fuori. Ma certo non era stato un tiro ben costruito anche stavolta dalla Poderosa che veramente è rientrata dagli spogliatoi come peggio non si poteva, da meno 4 è scesa a meno 12 la squadra giallonera, ora Rosignoli in possesso palla, concede la palla a Rossi, 5 secondi per arrivare al tiro, Marco Rossi fino al ferro con la mano sinistra, subisce il fallo di Leo, per fortuna avrà 2 tiri liberi a disposizione.
il playmaker della Dino Vision Issues per cercare di accorciare il punteggio, che ricordiamo recita un 49-37 per Ortona quando mancano 6:53 da giocare nel terzo quarto. Primo libero a disposizione per Marco Rossi, che è a bersaglio, 49-38, e settimo punto per il playmaker giallonero. Ne avrà un altro per provare ad accorciare ulteriormente. Dentro anche questo, perfetto dalla lunetta Marco Rossi, 6 su 6 oggi, 49-39, la Poderosa ci ha già abituato più volte quest'anno a rimonte anche più complicate, scendendo ben oltre i 13-14 punti, ricordiamo quella di Campli ad esempio, tra le rimonte più belle di quest'anno. Marco Rossi, l'assist all'ultimo momento per Rosignoli, che non riesce a fare, a completare il canestro e fallo, ma va comunque a subire il contatto falloso di Arcangelo Leo. È il secondo fallo consecutivo del lungo bianco-blu e saranno due tiri liberi per Davide Rosignoli. Intanto Leo, che viene richiamato in panchina, torna in campo Raffaele Mantone. Dovrebbe essere il terzo fallo di Leo. E Rosignoli che andrà in lunetta, non è la specialità della casa. Vedremo se riuscirà comunque a portare un contributo alla causa. Anche in questo caso due tiri liberi a disposizione per l'ex Rieti. Dentro il primo, 49-40, torna sotto la doppia cifra il distacco tra Ortona e Dino Vision Issues, 6:38 da giocare nel terzo quarto. Secondo libero consecutivo a bersaglio, un plan per Davide Rosignoli, 4 punti per lui, anche 7 rimbalzi, 49-41 per Ortona qui alla bomboniera di Montegranaro. È proprio la squadra abruzzese in possesso palla con Diomede, il blocco di Carmine, la palla gli arriva in post basso contro Rosignoli, lo step back, gran tiro, grande occasione per Di Carmine che poi sbaglia, ma il rimbalzo lo prende Martone in testa a Sanna. E Ortona torna a più 10, 51-41 col canestro di Raffaele Martone. Intanto Sanna in penetrazione, fuori equilibrio, bel canestro di Max Sanna, 51-43, più 8 ora Ortona. Ma la Dino Vision Issues sembra almeno aver reagito dopo gli schiaffoni dei primi minuti di questo terzo quarto. Di Carmine cede a Martelli, Sanna su di lui, aspetta il movimento di Di Carmine che ora riceve in post basso, tira di nuovo fuori per Martelli da 3 punti, ne ha messa una poco fa e va a colpire un'altra volta Alex Martelli, 54-43. Si impennano le percentuali dall'arco della We Are Ortona, 8 su 16, un ottimo 50%. Intanto Rosignoli dalla lunetta non si fida del tiro, cede a Ditrani, raddoppiato, bello l'assist per Rosignoli che va a subire il fallo di Martone. Ne avrà altri due tiri liberi Rosignoli, perché stava completando l'azione di tiro, grandissima azione in penetrazione di Simone Ditrani ad attirare il raddoppio e a scaricare nel cuore dell'area per Rosignoli, che è andato così a subire il fallo e avrà due tiri liberi a sua disposizione. Vediamo il primo, va a bersaglio, 54-44, 3 su 3 dalla lunetta stasera per Davide Rosignoli. Vediamo il secondo tiro libero a disposizione, dentro anche questo, un plan anche stavolta per Rosignoli, 54-45, ma restano sempre 9 le lunghezze da recuperare per la Dino Vision Issues quando stiamo arrivando alla metà del terzo quarto. Era in attacco Ortona con Diomede, il no look di Di Carmine sotto per Martone, azione da favola della We Are Basket Ortona con Diomede a trovare in post basso Di Carmine che senza pensarci due volte ha piazzato il no look dietro la schiena per Martone, che doveva solo segnare, solo andare a colpire. Invece la difesa giallonera è andata a spendere il fallo, andrà in lunetta quindi Raffaele Martone con due tiri liberi. Il primo è a bersaglio, non sbaglia nessuno finora dalla linea della carità, 55-45, 5:15 da giocare nel terzo periodo. Dentro anche questo, 56-45. E Poderosa che non riesce a rintuzzare dopo essere scesa anche a meno 12. Ortona sta tenendo saldamente le mani sul volante della partita. Ora Ditrani scarica Marco Rossi dall'angolo, il canestro del playmaker giallonero, 56-47. La Poderosa che per ora deve salire in difesa dove finora ha subito di tutto dall'attacco della squadra ospite. Ora Diomede in uscita dai blocchi, il raddoppio, Sanna anticipa, palla recuperata dalla Poderosa, Sanna si lancia in contropiede con la mano sinistra, lo scarico per Ditrani, il tiro da 3 punti di Simone Ditrani, gli gira sul ferro, poi Sanna la strappa a rimbalzo con la mano sinistra, va fino in fondo e bravo Martone ad ostacolarlo e a mettere la palla sul fondo, la stoppata di Raffaele Martone
però sarà rimessa in zona d'attacco per la Poderosa con 12 secondi per arrivare al tiro. 56-47, il vantaggio è di 9 lunghezze per Ortona. Vediamo se la Dino Bigioni Shoes riuscirà ad organizzare una buona rimessa. Sanna battezzato un po' da 3 punti, poi Di Carmine gli torna sotto, gli spara in faccia Sanna da 3 punti, la palla non va neanche stavolta, Broglia va a lottare al rimbalzo, c'è un fallo, vediamo a chi è stato chiamato, dovrebbe essere un giocatore di Ortona, è ad Alex Martelli infatti, che stava lottando proprio con Broglia per strappare il rimbalzo offensivo, e altri 2 tiri liberi per la Poderosa visto che Ortona è già in bonus. 56-47, 4:27 da giocare nel terzo periodo, e 2 liberi per Giorgio Broglia, numero 18 giallo-nero, va a colpire. 56-48, meno 8 per la Poderosa, per una rimonta che finora è stata molto difficoltosa. Vediamo se andrà ancora a bersaglio la squadra giallonera. Dietro anche questo, 56-49, meno 7 Poderosa. Poderosa che, se ha fatto fatica a trovare canestro dal campo, quantomeno ai tiri liberi è stata praticamente perfetta. 15 su 16 oggi dalla lunetta. Ora in attacco Gialloreto per Ortona. E Rossi che mette un braccio sul palleggio del piccolo playmaker bianco-blu e spende il fallo, dovrebbe essere il terzo, anzi è il quarto di Marco Rossi. Una notizia decisamente bruttissima per coach Steffè. Torna in partita allora Matteo Fabi, che comunque nel secondo quarto era stato uno dei propulsori nella rimonta della squadra giallonera. Vedremo se riuscirà ad essere incisivo anche stavolta. Ora il raddoppio di Fabi e Rosignoli è altissimo fino a metà campo su Diomede, ma la palla però arriva sotto a Martone, il tiro dall'angolo di Raffaele Martone, non sbaglia mai Ortona. 58-49, prova la transizione veloce Maxanna fino in fondo, si schianta contro Martone, la palla persa, l'ultimo tocco sembrava essere della Poderosa, a favore della Poderosa, invece è stato un giocatore della squadra giallonera a toccare per ultimo. La rimessa quindi passa alla UIR Ortona, che conduce 58-49. Di Trani va vicinissimo alla palla rubata intanto sulla rimessa proprio della UIR, che però conserva il possesso del pallone, rimessa nella propria metà campo per la squadra di Ortona, ma 6 secondi per superare la metà campo, vediamo se ce la farà senza problemi. Sì, è così infatti, Gialloreto poi a Martelli, supera la metà campo agilmente e 15 secondi per chiudere l'azione, il doppio blocco alto, Gialloreto sempre lui a tenere vivo il palleggio, lo scarico per Di Carmine che va a partire facendo infrazione di passi, un po' al limite, ma comunque Di Carmine non protesta, nessuno di Ortona sembra contestare la decisione, quindi evidentemente era corretta. La palla torna alla Poderosa. 58-49, sempre 9 le lunghezze da recuperare dei gialloneri quando mancano 3 minuti e mezzo prima della fine del terzo periodo. Ora la palla arriva a Giorgio Broglia, le virate nell'area, torna la palla sotto a Rosignoli, poi c'è un contatto falloso, vediamo se dovrebbe essere di Martone il fallo su Rosignoli. Il fallo invece è di Diomede, sì, il numero 13 della squadra bianco-blu. Sarà un giro in lunetta però per Davide Rosignoli, non uno specialista, ma oggi 4 su 4 finora per lui. Vedremo se saprà confermarsi il pivot giallo-nero. Gira sul ferro la palla, poi entra. 58-50, 3:28 da giocare nel terzo periodo. La Poderosa che resta aggrappata alla partita. Dentro anche questo, 6 su 6 Rosignoli. Questa sì che è una notizia. 58-51, vediamo delle sostituzioni. Entra Vittorio Musso, un po' di riposo per Manuel Diomede. E ora Ortona che torna in attacco con Gialloreto. La Poderosa cerca di allungare a tutto campo, va con i raddoppi difensivi sui portatori di palla, ma molto brava la UIR a far circolare il pallone. La palla ora a Musso, Rosignoli va in raddoppio, lo scarico a Martelli. Questa volta buone le rotazioni difensive della Poderosa. Di Carmine che però forza un passaggio che non ha fuori misura. Allora la transizione della Poderosa, non vuole sprecare Fabi, fuori a Sanna, quindi Broglia battezzato sui 5 metri, ma vuole giocarsela in post basso di potenza. Giorgio Broglia, semicalcio mancino un po' magico, ma la palla si ferma sul ferro e brutta occasione sprecata per la Poderosa, che poteva tornare anche a meno 5. Restano 7 invece le lunghezze di vantaggio della UIR. 58-51, 2:40 per concludere il terzo quarto. La partenza con la mano sinistra di Di Carmine fino in fondo, in svitamento sull'aiuto di Broglia, va a trovare il canestro mirabolante l'ala Gianluca Di Carmine. 60-51, più 9 UIR.
gli ortonesi continuano a mantenere saldamente il controllo della partita, che la Poderosa non trova comunque continuità in difesa. Intanto Di Trani va a subire il fallo di Musso, ci saranno due tiri liberi per il numero 20 giallonero e la sostituzione intanto per Coach Steffè. Torna Capitan Gatti, esce Giorgio Broia, dentro anche Meo Trionfo, fuori Max Sanna, oggi decisamente fuori partita sia Sanna che Broia. Vedremo se Trionfo riuscirà, come lo è stato Fabi, ad essere incisivo partendo dalla panchina. Intanto Di Trani va a bersaglio col tiro libero, al suo undicesimo punto, e la Poderosa torna a meno 8. Fuori invece il secondo, 60-52 il punteggio, quando mancano 2:15 da giocare nel terzo quarto, e la palla ce l'ha Ortona con Vittorio Musso ad aspettare il movimento di Di Carmine sul blocco alto. Musso, sempre lui a tenere il palleggio, non vede Martone sotto, non si fida, la palla arriva fuori a Di Carmine, poi c'è un fischio arbitrale, infrazione di passi ancora una volta di Di Carmine, seconda volta consecutiva che Di Carmine prova a partire in palleggio e invece va a commettere l'infrazione di passi. Ora c'è da trovare un canestro però, perché la Poderosa ha 8 punti di ritardo e quando mancano 2 minuti alla fine del terzo periodo è ora di provare a ricucire lo strappo. Davide Rosignoli riceve il pallone, fuori Matteo Fabi, in post basso per Trionfo contro Martelli, vuole giocarsela, lo scarico per Rosignoli, ottimo movimento sulla linea di fondo di Davide Rosignoli, bravo Trionfo a cedergliela e l'appoggio per il meno 6 Poderosa. Punto su punto i gialloneri ora stanno rosicchiando, hanno dimezzato il loro svantaggio che era stato ad un certo punto di 12 lunghezze. Di Trani intanto battuta in penetrazione da Musso e va a spendere il fallo Simone Di Trani. Vediamo se l'arbitro concederà i due tiri liberi o no, è solo rimessa, dal fondo, secondo fallo per Di Trani. Intanto la sostituzione per Ortona, esce Di Carmine, qualche palla persa di troppo per lui, sicuramente non la sua miglior prestazione stagionale. Torna il capitano Ernani Comignani, rimessa dal fondo in zona d'attacco per Ortona con Vittorio Musso a ricevere. Il movimento di Gialloreto in uscita dal blocco, i palleggi insistiti del numero 6 bianco-blu, Di Trani sempre su di lui, poi cerca di passarla a Martone, ma l'anticipo di Fabi, la transizione per Romeo Trionfo, proprio sull'asse Fabi Trionfo, ancora una volta la Poderosa torna sotto, 60-56 e time out per Coach Sorcettone. Linea allo studio. Ladino Bigioni Shoes sta tornando sotto, 1:23 alla conclusione del terzo quarto di gioco qui a Montegranaro, e la Poderosa che deve recuperare 4 punti soltanto ora alla We Are Ortona. 60-56 recita il tabellone di gioco, nonostante la Poderosa continui ad avere percentuali quasi drammatiche dal campo, 17-45 fino ad ora nel computo complessivo, ma ancora una volta è la panchina a dare la scossa alla squadra di Coach Steffè, con Fabi e Trionfo che usciti proprio dalla panchina hanno dato quel qualcosa in più alla squadra giallonera quest'oggi. Ora la Weir è in attacco con Gialloreto che prende, spara da 7,5 metri, ma il suo tiro finisce sul ferro, rimbalzo ancora del solito onnipresente Rosignoli che ora riceve il pallone da Matteo Fabi, proprio il play ex Porto Sant'Elpidio ad impostare l'azione, la palla però non si muove troppo velocemente, Simone Di Trani alla fine a riceverla, 8 secondi per arrivare al tiro, Comignani su di lui, lo scarico per Gatti, il tiro da 3 punti dall'angolo, addirittura il palo di Simone Gatti, non è serata al tiro neanche per lui, il capitano 1 su 5 al tiro.
lui che sicuramente è uno specialista in quel fondamentale. Intanto Vittorio Musso in penetrazione con la mano sinistra, lottano tutti sul tentativo di tiro del numero 7 bianco-blu, al rimbalzo Rosignoli va a subire il fallo, avrà due tiri liberi a disposizione ed è il quarto fallo per Vittorio Musso. Brutte notizie anche per coach Sorgentone. Vediamo le sostituzioni intanto per Steffè, invece per la Poderosa torna in campo Max Anna al posto di Simone Di Trani. Intanto sono due tiri liberi per Davide Rosignoli, lo ricordiamo perfetto fino ad ora dalla lunetta, 6 su 6. Vediamo se continuerà a mantenere immacolato il suo score dalla lunetta. Invece lo sporca proprio in questo momento, primo errore dalla linea della carità per il pivot giallonero. Lo ricordiamo, sicuramente non uno specialista in questo fondamentale. Vediamo se almeno il secondo va dentro. Sì, questo c'è, 7 su 8 oggi per il numero 30 della squadra della Poderosa, che ora torna ad un solo possesso di distacco, 60-37, 25 secondi da giocare nel terzo periodo, e Ortona che non può andare fino in fondo. Musso pesca Martone sul taglio in area, ma il pivot della squadra abruzzese non riesce a controllare, la palla finisce fuori e quindi l'ultimo tiro dell'incontro con assoluta calma può gestirlo la Poderosa, calma ma non troppo perché Fabi stava per perdere il pallone, poi ora riesce a recuperare ed imposta l'ultimo tiro, 8 secondi per arrivare alla sirena finale. Matteo Fabi, il blocco di Gatti, non si è costruito niente, Fabi la penetrazione dietro schiena, deve tirare un secondo, il semigaccio con la mano destra, l'inversione di Matteo Fabi e la Poderosa chiude a meno 1 il terzo quarto, 60-59 per Ortona. Linea allo studio. Un film che abbiamo già visto più volte quest'anno, con la Poderosa che piomba fino a meno 12, meno 13 e poi trova la forza per rimontare nel terzo periodo. Matino Bigioni Shoes all'inizio di questo quarto quarto si ritrova sotto di 1 contro la We Are Basket Ortona, il punteggio dice 60-59. Intanto ancora prima che si inizi a giocare in questo ultimo quarto, coach Steffè va a prendersi un richiamo dall'arbitro, non si è capito bene per quale motivo. Ora comunque si può riprendere a giocare dopo che l'arbitro si è spiegato con l'allenatore triestino della squadra di Montegranaro. Dicevamo, la Poderosa che dopo essere partita malissimo, essere scesa anche a meno 12, è riuscita piano piano a rientrare in partita fino al canestro di Matteo Fabi sulla sirena, che è valso il ritorno a meno 1. Intanto Meo Trionfo in attacco per la Poderosa, Rosignoli, Sanna che va a subire il brutto fallo di Comignani, però subito a scusarsi il capitano di Ortona, un fallo assolutamente involontario quello del giocatore bianco-blu, che si scusa ancora una volta. Sarà rimessa in zona d'attacco per la Poderosa con 14 secondi per arrivare al tiro. Ora sicuramente la partita si farà sempre più maschia, come è logico che sia quando la posta in palio si fa importante. Ora Simone Gatti in post basso, sbaglia ancora una volta il capitano, veramente una giornata no al tiro per lui, 1 su 6 dal campo, e la palla che torna nelle mani della Weir, ora con Manuel Diomede, aspetta il movimento dei compagni, si apre Gialloreto, la penetrazione dalla posizione di guardia, gran difesa di Max Anna che alla fine gli concede il passaggio sotto ad Arcangelo Leo, lo contiene bene Rosignoli, il semigancio di Leo, si lotta dopo l'errore del pivot bianco-blu e può ripartire la Poderosa dopo il rimbalzo di Gatti. Sanna aspetta che arrivi Rosignoli, gli fa un cenno con la testa il pivot giallo-nero e allora Fabi attacca, apre per Sanna, in post basso di nuovo per Rosignoli, guarda sul lato debole se c'è il movimento dei compagni, poi il semicalcio va vicino, appoggiandosi al tabellone, alza l'indice al cielo Davide Rosignoli, 61-60, sicuramente una grande prestazione quella del pivot giallo-nero fino ad ora, 11.9 rimbalzi, e ora la Poderosa che è tornata avanti, vediamo Diomede se risponde da tre, la palla è sul tabellone, poi tocca il ferro e finisce fuori e la Poderosa riconquista il pallone, subito sostituzione per coach Sorgentone, torna Xavier Brown per lunghi minuti oggi in panchina al posto di un Alex Martelli che comunque dalla panchina ha portato il suo contributo, un paio di triple per il prodotto del vivaio di Teramo, e la Poderosa che ora è avanti di uno ed ha anche il possesso palla per provare ad allungare. Allora Max Anna penetra con la mano mancina, la sua preferita, lo scarico per Trionfo, il tiro da tre punti di Romeo Trionfo va a bersaglio, scappa la Poderosa 64-60 ed è ancora Romeo Trionfo a colpire, sale in doppia cifra anche lui, è il quarto giocatore della squadra giallonera a salirci, 11 punti
tutti uscendo dalla panchina. Sicuramente uno dei protagonisti della partita di oggi della squadra giallonera. Intanto Leo va a sgomitare sotto canestro con Sanna, che tiene bene, fuori per Gialloreto. L'arresto tiro a due punti sul primo ferro, rimbalzo del capitano Simone Gatti, e allora la Poderosa può provare ad allungare. Ora l'inerzia, sono tutti gialloneri, ma poi Gatti sbaglia il passaggio per Fabi. Gialloreto simbola in contropiede, Gatti non arriva a stoppare. È una grande occasione sciupata per i gialloneri. Ora Ortona torna a meno 2, 64-62 Poderosa. Rosignoli cede a Gatti, quindi Matteo Fabi in posizione di guardia. Vuole puntare Comignani, sulla carta è più lento, il mismatch lo favorisce. Matteo Fabi da tre punti, la tripla di Matteo Fabi, 67-62, sempre loro due, trionfo prima, Fabi dopo, la combo in uscita dalla panchina mette le ali alla Poderosa, più 5 gialloneri, 7-20 da giocare prima della sirena di fine partita. E ora in attacco però c'è Ortona, Comignani scarica Gialloreto, che tripla dall'angolo di Fabrizio Gialloreto, torna a meno 2 la Uer Ortona e la partita si infiamma, 67-65. Ora in attacco però c'è la Dino Vigioni Shoes, trionfo, cerca Rosignoli sotto, oggi ha fatto malissimo lì ad Arcangelo Leo. Ora Brown arriva in raddoppio, poi va via Rosignoli, scarica per Fabi, l'ha appena messa da tre punti, Matteo Fabi, ancora lui, però l'arbitro fa segno che è da due. Cambia poco la sostanza perché Matteo Fabi continua a mitragliare, 70-65 per la Dino Vigioni Shoes. Ora c'è da difendere, anzi 69-65, scusate, in attacco torna Ortona, Xavier Brown, la penetrazione mancina, fuori per Arcangelo Leo, ma prima va sfondato Xavier Brown, grande difesa di Maxanna. Ora si è acceso anche lui, anche Maxanna, l'Alex Cecina, finora sicuramente non alla sua miglior prestazione sia in attacco che in difesa, ma ora mette un mattoncino anche lui, 69-65, 6-32 da giocare nell'ultimo quarto di gioco. È Poderosa che ora deve sfruttare questa occasione. Matteo Fabi in palleggio, non ha alcuna fretta, Sanna esce in posizione di guardia, il movimento sotto di Simone Gatti, riceve in mezzo angolo, vuole attaccare, bellissima la finta di Succomignani. Sembrava esserci un contatto falloso, ma per l'arbitro il tocco della difesa di Ortona era regolare, quindi infrazione di passi di Simone Gatti, sacrosanta se non c'è il fallo. E allora la palla torna alla Weir, peccato per l'altra occasione sciupata dalla squadra giallonera, che Diomede può impostare per la squadra di Ortona, cede a Gialloreto, finora di gran lunga il migliore dei suoi, poi trionfo in difesa, gli morde alle calcagna e lo spinge fuori Fabrizio Gialloreto, perde il pallone, la palla torna alla Poderosa, 6-06 da giocare, più 4 per i gialloneri, partita che però resta completamente aperta. Gialloreto che ha perso il pallone cadendo fuori dal campo, ma sicuramente il migliore dei suoi finora, 17 punti per il play guardia, visto anche a Chieti in Serie A2. Ma ora la palla torna nelle mani della Poderosa, Matteo Fabi, Rosignoli completamente libero sull'arco, ma non ci pensa nemmeno di prendersi quel tiro. Maxanna invece riceve il pallone, trionfo che da tre invece può far male, va in penetrazione con la mano destra, scarico per Fabi, viene a messa di due fino adesso, sbaglia stavolta Matteo Fabi, la palla finisce fuori. L'ultimo tocco dopo la battaglia al rimbalzo è della Poderosa e quindi il pallone passa ad Ortona, 69-65 per la Dino Vigioni Shoes. Peccato per un paio di occasioni sprecate dalla squadra di Montegranaro. Ora Diomede cerca in post basso Leo, c'è Sanna che deve provare a chiudere, Fabi va in raddoppio, apre allora per Comignani, il pivot bianco-blu, la palla è sul ferro, il rimbalzo di Leo, poi trionfo per evitare il canestro facile, va a commettere il fallo sul pivot numero 11 della squadra di Col Sorgentone, però il fallo è arrivato prima che il giocatore, che Arcangelo Leo, andasse al tiro e quindi sarà solo rimessa dal fondo, un fallo molto intelligente di Romeo Trionfo, rimessa dal fondo per Ortona che ora rimette in campo con Leo, quindi Diomede, Gialloreto sempre guardato a vista stavolta da Sanna, è finito lui stavolta in difesa sullo spauracchio bianco-blu, Xavier Brown fuori per Comignani, la penetrazione sotto per Leo, Gatti salta, strappa il pallone, poi sul finire dei 24 secondi c'è il canestro di Comignani, è arrivato oltre la sirena dei 24, l'arbitro annulla il canestro e il punteggio resta fermo sul 69-65. Dino Vigioni Shoes che conduce con 4 lunghezze di margine, 5 minuti e 13 secondi ancora da giocare, partita che ora è infiammata con le due squadre che si ribattono colpo su colpo, le difese che sono diventate
maniacali da entrambe le parti. Ora Matteo Fabi, il doppio blocco alto, Gatti si apre ma non riceve il pallone, allora Max Anna con la preferita mano mancina, Diomede cerca di contenerlo ma non ci riesce, spende il fallo, sarà rimesso in attacco per la Poderosa e anche una sostituzione, esce Max Anna e torna Marco Rossi, abbassa il quintetto ora coach Steffè con Rossi e Fabi insieme e Romeo Trionfo in posizione di ala piccola. Vediamo la rimessa ad attacco per la squadra giallonera proprio con Fabi. Il Play Export Santelpi di oggi ha 12 punti al referto con 5 su 7 dal campo, sicuramente una delle migliori partite in giallo-nero per lui. Marco Rossi appena entrato, subito l'arresto e tiro dalla lunetta, Rosignoli va a lottare, Gatti si tuffa per salvarla ma poi la palla finisce fuori, quindi rimessa che torna nelle mani di Ortona. Gli ultimi due o tre attacchi della Poderosa tutt'altro che perfetti, peccato perché anche Ortona non è che abbia fatto cose scintillanti in attacco, poteva essere una bella occasione per provare ad allungare. E allora la We Are Ortona ora in attacco con Manuel Diomede che rischia di perdere il pallone, 4:32 da giocare e 8 per completare l'azione. Diomede, c'è Rosignoli su di lui, lo batte la guardia bianco-blu, poi Arcangelo Leo sullo scarico proprio di Diomede, va a subire il fallo della difesa giallonera, dovrebbe essere di Gatti. Sì, è proprio del capitano il fallo e Arcangelo Leo avrà due tiri liberi a disposizione. La Wiera Ortona finora non ne ha sbagliato nemmeno uno dalla lunetta, è 8 su 8. Arcangelo Leo però non ha ancora stirato oggi, nessun tiro libero. Vediamo la concentrazione di Arcangelo Leo e sbaglia il primo tiro a sua disposizione, ne avrà un altro il numero 11 bianco-blu, autore di 7 punti e 4 rimbalzi finora. Fischi del pubblico della Bombonera, dentro questo 69-66, torna ad un solo possesso di distacco Ortona, ma i minuti da giocare ora sono 4:20. Matteo Fabi in palleggio, Simone Gatti si è placata un po' la verve giallonera dopo il grande inizio di quarto quarto. Ora Simone Gatti da tre punti, vuole mettersi in partita, non ce la fa, ma la tocca Trionfo e quindi altra occasione per la Poderosa. Blocco di Rosignoli sulla penetrazione di Fabi, lo scarico Gatti, questa volta se la sente ancora, ancora sul ferro Simone Gatti, proprio non vuole realizzarlo oggi un canestro, 1 su 8 dal campo per il capitano. Giornata decisamente negativa. In attacco è tornata Ortona, si è un po' inceppato ora l'attacco della Poderosa, ma perlomeno sta funzionando la difesa. Vediamo se riuscirà Fabi a limitare Leo, spalle a canestro, sicuramente non così semplice, ma ce la fa il playmaker giallonero. Leo riesce solo a tirare una preghiera un po' fuori misura. Marco Rossi intanto l'arresto e tiro da tre punti, scheggia a malapena il ferro. Non è proprio giornata per la Poderosa che, a parte qualche sprazzo, sta continuando a litigare col ferro. 22 su 55 dal campo, ben sotto il 40% la squadra giallonera. E un'altra sostituzione, esce Matteo Fabi, nonostante la grande prestazione finora fornita deve lasciare spazio a Ditrani che quando la partita si fa calda tendenzialmente tende a metterla, ed è una qualità che a cui coach Steffè non può rinunciare. Ora Ortona in attacco, 3:20 da giocare, Gialloreto in possesso palla e c'è un fischio arbitrale perché Ditrani, inseguendo sui blocchi di Omede, ha speso il fallo. Non ci saranno i tiri liberi perché ancora non è in bonus la Poderosa, ma 14 secondi per completare l'azione per la Wear. 69-66 più 3 di Novigioni Shoes dopo aver inseguito per larghi tratti. Una fiammata ad inizio quarto quarto ha riportato avanti la Poderosa, a un certo punto era scesa anche sotto di 12 nel terzo periodo, poi la rimonta guidata da Fabio Trionfo. Ed ora in attacco però c'è Ortona, l'arresto e tiro di Diomede che fa impazzire Rosignoli con le finte, poi gli spara in faccia dall'angolo. 69-68, Ortona è sempre lì, meno uno, 3 minuti da giocare prima della sirena. Romeo Trionfo in posizione di guardia, Rosignoli sgomita per ricevere il pallone, vediamo raddoppio di Ortona, Rosignoli che però subisce il fallo proprio mentre stava ricevendo l'assist di Trionfo. Anche Ortona non è in bonus, quindi sarà solo rimessa per la squadra giallonera. Esce Rosignoli per la Poderosa, peccato, sembrava era stato uno dei migliori finora della squadra giallonera. Torna in campo Giorgio Broglia che andrà a far coppia con Simone Gatti sotto le plance, c'è la rimessa dal fondo, è proprio Gatti e Broglia a bloccare sotto canestro per Ditrani che non riesce però a ricevere, si rischiano i 5 secondi, poi alla fine la riceve Trionfo, la penetrazione mancina, Brown tiene botta, poi
si palleggia sul piede Trioffo e la palla finisce fuori. 69-68, non si segna, non segna più la Poderosa. 2:51 da giocare e meno 1 Ortona, che ora però ha il possesso palla a disposizione. Diomede a impostare senza fretta il blocco centrale di Comignani, che poi si apre e cede a Gialloreto. Di nuovo Diomede, la palla gira velocissima nelle mani della squadra bianco-blu, poi Gialloreto e il due blocchi per liberarlo al tiro. Esce bene Trioffo, bravissimo a contenere, gli spara in faccia Gialloreto. Che canestro di Fabrizio Gialloreto! Torna a più uno Ortona ora. 70-69, 2:25 da giocare. Ora la Poderosa deve trovare un canestro, da almeno 3 minuti non ha trovato più niente di positivo in attacco. Rossi, il blocco centrale di Gatti, Marco Rossi spara da 3 punti, non ci pensa due volte, mascheggia solo il ferro. Un'azione tutt'altro che ben congeniata, quella della Dino Visioni Shoes, che a 2:09 dalla fine si trova sotto di 1. Intanto c'è proprio il time out di coach Steffelini allo studio. Appena va sopra, se dorme, stacca la, spegni la luce. Dai, io per mano sotto. Quattro minuti che non segna. 6:31. Quattro minuti. Minuti e 9 secondi da giocare qui a Montegranaro, e Dino Visioni Shoes che è tornata sotto. La We Are Basket Ortona ha superato 70-69 e ora la squadra bianco-blu ospite ha anche il possesso palla per provare ad allungare. Poderosa era riuscita a reagire con un grande inizio di quarto periodo, mettendo il naso avanti e andando anche a più 4, ma ora i gialloneri sono oltre 4 minuti che non trovano un canestro in attacco, e quindi ora c'è da stringere i denti in difesa per poi crearsi una buona occasione per rimettere il naso avanti in attacco. Diomede in palleggio, Ditrani su di lui, il cambio difensivo, ci va Gatti allora sulla guardia bianco-blu, il numero 13, gli spara in faccia da 3 punti, la palla sul secondo ferro, rimbalzo di Romeo Trioffo, 1:40 prima della sirena, e Poderosi in attacco con Marco Rossi che non vuole accelerare, vuole un tiro costruito bene. Giorgio Broglia, quindi Gatti sempre fuori dalla linea da 3 punti, si alza la difesa di Ortona, poi Gialloreto va a mettere un braccio sulla ricezione di Rossi, dovrebbe essere fallo, sì, ecco, un fallo proprio di Gialloreto, e 2 tiri liberi per Marco Rossi, un discreto regalo quello della guardia bianco-blu. Marco Rossi oggi 6 su 6 dalla lunetta, vediamo se sarà perfetto che stavolta. Va a bersaglio il playmaker giallonero. Parità a quota 70, 1:30 alla fine, 7 su 7 dalla linea del tiro libero per Marco Rossi, che ne ha un altro per il sorpasso. Dentro anche questo, 71-70, rimette il naso avanti la Poderosa, ma manca solo 1:25 e la palla ce l'ha Ortona. Diomede, Brown, ancora Diomede, quindi Gialloreto in posizione di guardia, il blocco di Arcangelo Leo, Gialloreto, la penetrazione, Trioffo anticipa sullo scarico per Arcangelo Leo, poi Rossi perfeziona e cede a Ditrani. La guardia numero 20 supera a tutta velocità la metà campo, poco più di 1 minuto da giocare prima della sirena. Poderosa avanti di 1 in attacco, 71-70, Ditrani, il blocco centrale di Gatti, l'arresto e tiro, anzi no, una finta, lo scarico per Gatti, il capitano da 3 punti, finalmente quanto serve, il capitano. 74-70, 57 secondi alla conclusione, time out per coach Sorgentone, linea allo studio. Su 9, no, al tiro con
complessivo, da 3-2-6-7. La tripla del capitano Simone Gatti, forse il più importante canestro della serata, perché ha dato il più 4 alla Poderosa, 74-70, quando mancano 57 secondi e 11 centesimi alla conclusione di questa partita che definire sofferta per la Poderosa è poco. La squadra di Ortona ha condotto per larghissimi tratti, ora i bianco-blu in attacco, l'arresto e tiro di Gialloreto da 3 è corto, il rimbalzo lo porta via Gatti e ancora in attacco la Poderosa, forse un po' affrettata la decisione di Gialloreto di andare subito al tiro, e allora Broglia invece fretta non ce l'ha, la palla di Trani, la palla gira per linee esterne, o poi il rischiosissimo passaggio di trionfo di Trani sotto a Broglia, lo scarico per Gatti, forse qualche extra pass di troppo, poi la palla prima che arrivi a Gatti la tocca Leo, la palla va sul fondo, 35 secondi e 78 centesimi, 8 invece i secondi per arrivare al tiro, e Poderosa avanti di 4 per trovare il canestro che può uccidere le ultime speranze di Ortona, ma c'è il time out prima, noi consegniamo la linea allo studio. Secondi e 78 centesimi prima della sirena di fine partita, è Poderosa che conduce 74-70 con la rimessa in zona d'attacco, Marco Rossi già pronto ad effettuarla, Gatti riceve, ci sono 6 secondi per arrivare al tiro e Comignani che deve spendere il fallo sul tentativo di penetrazione di Simone Gatti, Gatti che andrà in lunetta per provare ad allungare il vantaggio, vediamo se il capitano riuscirà ad essere perfetto questa volta dalla linea del tiro libero, 1 su 2 questa sera, non è stata di certo la sua miglior serata, vediamo a bersaglio il primo, 75-70, dicevamo Gatti una partita assolutamente negativa quest'oggi, ma nell'ultimo minuto la sta risolvendo, ora sbaglia il secondo, Rossi lotta rimbalzo, poi la strappa Gatti, proprio il capitano con le giocate che stanno decidendo l'incontro, Giorgio Broglia va a subire il fallo di Arcangelo Leo, andrà ancora in lunetta, ci saranno 2 tiri liberi per Giorgio Broglia che se dovesse fare 2 su 2 e mettere 3 possessi di distacco tra la Poderosa e Ortona potrebbe essere già la parola fine, 26 secondi e 3 decimi da giocare, vediamo il primo libero a disposizione per Giorgio Broglia, dentro questo 76-70 più 6 Poderosa, 3 su 3 oggi dalla lunetta per Broglia che è al settimo punto, vediamo il secondo, gira fuori questo qua e quindi porta ancora aperta per Ortona, 76-70, Diomede si lancia a tutta velocità in attacco, buona la difesa giallonera, il tiro fuori equilibrio di Diomede, prende solo il tabellone, il rimbalzo è di Gatti, mancano solo 10 secondi ormai, Ortona non ci crede più, Gatti, lo scarico per Rossi, non tira nessuno perché nessuno vuole andare a rischiare di perdere il pallone e finisce qua, una delle partite più sofferte dell'anno per la Dino Bigioni Shoes. E alla fine vince anche oggi 76-70, la Poderosa conquista la 14ª vittoria su 15 partite e conclude come campione d'inverno il suo girone d'andata, noi restituiamo la linea allo studio e poi torniamo per il commento finale.